No, bene, un buon test, dai, perché siamo ancora abbastanza pesanti, anche se siamo all'inizio, però abbiamo anche molti acciaccati, quindi abbiamo veramente avuto problemi a fare le due formazioni, però bene, sono contento, è normale che non si può avere in questo momento linearità, non si può avere un grande scorrimento di palla, però bene, ho visto molte cose positive sicuramente. Diciamo una delle più complicate, perché diciamo che questa è una squadra quasi completamente nuova, parliamo dei due tempi giocati, quindi con molti giovani, con molti giocatori che nuovi, e quindi diventa ancora più complicato, soprattutto sotto l'aspetto tattico, diciamo, lavorare in un certo modo. Quindi rispetto alle altre annate siamo ancora indietro, ma questo è, lo sapevamo, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di fare qualche settimana in più qui, perché si deve lavorare in un certo modo, perché abbiamo bisogno sicuramente di far lavorare la squadra insieme, senza distrazioni, con il massimo della concentrazione, e soprattutto far capire ai più giovani cosa significa non solo giocare in Serie B ma indossare la maglia del Trapani, che sono giocatori che per la prima volta si allontanano da casa, che per la prima volta giocano con i grandi, e quindi dobbiamo anche, come dire, bypassare e ammorbidire questo passaggio che c'è dalle primavere alle prime squadre. No, della forma di sicuro, perché ancora abbiamo fatto poco. Siamo abbastanza pesanti sotto l'aspetto tattico, sì, siamo indietro, ma non aspettavo questa partita per capirlo, cioè, lo sapevo, perché moltissimi giocatori in pochi giorni non possono aver, come dire, assorbito tutto, ed è bene che ci siano tanti errori, è bene, perché vuol dire che sono giocatori che sono abituati a giocare in maniera diversa, e che questa maniera, questa loro maniera diversa ci può tornare utile anche in futuro, ma che devono imparare a giocare nel nostro contesto, e quindi tenere quello che di buono hanno per quello che hanno fatto nelle passate stagioni, ma devono entrare subito a far parte del nostro contesto di gioco, nella nostra mentalità, con la nostra mentalità. Quindi diciamo assolutamente tranquillo, nessuna preoccupazione, ma è tutto nella norma. Sì, assolutamente la grandissima predisposizione dei ragazzi a lavorare in un certo modo, la grande attenzione che hanno, ma non solo oggi nella partita, ma in questa prima settimana di lavoro, che hanno avuto in questa prima settimana di lavoro, non avevo dubbi, soprattutto nei giovani, ma anche nei meno giovani che abbiamo preso adesso, i nuovi, Barilla e qualche altro, quindi sono tranquillo. Una squadra di qualità. Lajlovic è un giocatore che non potremo trovare adesso. Lajlovic l'abbiamo messo in campo 10 minuti perché è uno di quelli che vuole sempre giocare, ma lui è 3 mesi che è fermo, quindi lui lo vedremo pochissimo in campo in questo periodo, pochissimo, poco. Sì, lui è fermo da prima dei playoff del Bari, perché lui con il Bari si era infortunato prima dei playoff, non ha nemmeno fatto i playoff, quindi è fermo da 2 mesi e mezzo, 3 mesi circa, non ha fatto nemmeno un allenamento, il primo allenamento è stato quello di ieri, e quindi obbligatoriamente dobbiamo aspettarlo, non c'è nulla da fare. No, noi l'abbiamo preso per fargli fare l'esterno, a destra e a sinistra, e in un centrocampo a 4, ma anche in un attacco a 3. Perché quest'anno lavoreremo anche tanto sul centrocampo a 3 e con il trequartista e con le tre punte, quindi abbiamo una varietà di soluzioni incredibile quest'anno, e dovremo valutare di volta in volta come giocare, quindi lavoreremo su alcune situazioni nuove, e quindi avere anche giocatori di qualità ci permette di poter variare anche l'assetto tattico. Accelererà qualche trattativa, dando che non vorrà il nome Scozzarella? No, quella è una cosa che si deve vedere il direttore, penso che siamo già a buon punto, e penso che siamo addirittura all'arrivo,
No, non penso che acceleri nulla, perché si sta già concludendo tutto sotto quell'aspetto. No, metà campo abbiamo bisogno di un elemento sicuramente, in difesa penso un altro. Poi credo che siamo a posto, cioè non, anche perché dovremmo mandare qualche giocatore a giocare, siamo in 29, quindi qualche giocatore nostro dovrà andare a giocare. La conferma di Narcoso? Sono felice per noi. La cosa importante è che lui sia contento di rimanere. Naturale che questa è una situazione che ha preso in mano il presidente e che ha deciso così. Naturalmente, come ho sempre detto, il capocannoniere della Serie B non può essere, tra virgolette, trattato in quella maniera in fase di contrattazione. Se una squadra lo vuole, al capocannoniere della Serie B lo prende e basta. Questo tira a molla un po' ha fatto così pensare il presidente, che ha avuto, secondo me, come dire, ha preso subito la situazione in mano e l'ha tolto dal mercato. Quindi adesso si tratta di vedere, di accontentare, tra virgolette, Matteo, affinché lui stia bene e felice qui. Anche se vi posso garantire che Matteo si sta allenando come sempre, è con noi come sempre, quindi non è cambiato nulla, e quindi siamo tutti contenti, dai. No, Matteo ha avuto un problema 2 giorni fa, quindi è saltato qualche allenamento, un problema al gluteo. Oggi ha fatto delle ripetute, ha fatto un grande lavoro organico sia stamattina di forza e aerobico e anche oggi. No, ve l'ho già detto, ve l'ho anticipato già prima, sì, vogliamo una squadra che abbia più qualità, sicuramente, e abbia anche più gamba, nel senso che abbia più risorse umane e anche atletiche rispetto allo scorso anno, perché sappiamo che il campionato è veramente lungo e duro. E per quanto riguarda quello che voglio e che ci dobbiamo aspettare, è che si può variare anche assetto e modulo in corsa oppure di sabato in sabato. Abbiamo giocatori assolutamente polivalenti, perché possono fare più ruoli, che possono giocare esterni, che possono giocare dentro, in mediana, possiamo giocare a 2, a 3, possiamo giocare con 2 attaccanti, con 3 attaccanti, possiamo giocare con il trequartista, abbiamo un po' di tutto. Questo sicuramente non ci deve fare perdere la Trebisonda, nel senso che dobbiamo avere sempre la nostra fisionomia di gioco, il nostro assetto, ma di volta in volta possiamo cambiare senza andare in confusione, quindi lavorare anche su questo. Il nostro modulo rimane sempre quello, si lavora sempre attaccando con 6 giocatori, difendendo con tutti e 11, si attacca con 6-7 giocatori e si difende in 11, questo è quello che noi facciamo sempre. Poi di volta in volta, in base anche all'avversario, a come si sono preparate le partite, a quelli che possono essere i difetti o i pregi dell'avversario, si può vedere di lavorare in un certo modo. È naturale che su questo ci si deve lavorare, perché non basta il sabato pensare di giocare a 3 a metà campo o con i 3 attaccanti risolvere il problema. Se non ci lavoriamo prima si va in confusione, e non è semplice lavorare su 2-3 moduli e insegnare e far assorbire bene alla squadra 2-3 moduli, ci vuole un po' di tempo, e noi in questo tempo ce lo stiamo prendendo qui, lo faremo poi anche a casa, quindi avremo più possibilità di cambiare, ripeto, e nel prepartita anche in corsa possiamo lavorare in diversi modi, ecco. Il Trapani credo che non potrà mai fare brutta figura con nessuno, nel senso che noi possiamo perdere anche 6-7-0, ma vi posso garantire che usciremo sempre da tutti i campi a testa alta, quindi brutta figura non se ne fanno. Poi ci può essere un risultato un po' più rotondo, meno rotondo, ma è naturale che loro sono in ritiro da un po' più di noi, hanno giocatori di qualità rispetto alla nostra superiore, e noi abbiamo naturalmente tanti giocatori nuovi, siamo un po' appesantiti, un po' di infortuni, quindi c'è anche il rischio che si possa perdere la partita, ma noi usciremo a testa alta, quindi è normale che arriva un po' presto, però questa occasione di giocare contro Udinese non la volevamo perdere, ed è un'occasione importante per la città di Trapani, e non solo per la squadra e per i giocatori, ma soprattutto per la città di Trapani, di migliorare sotto l'aspetto della gamba, quindi di mettere qualche minuto in più e di oleare un pochettino di più i meccanismi di gioco, sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso. Normalmente noi durante il campionato non facciamo amichevoli, perché a me non piacciono molto le amichevoli infrasettimanali, preferisco lavorare
però nel precampionato sono uno di quelli che ne fa tante, perché bisogna che la squadra giochi, che la squadra si ritrovi, che la squadra si conosca tantissimo. Quindi mi aspetto che di volta in volta ci sia, diciamo, un passo in avanti, anche se, ripeto, quest'altra settimana sarà una settimana pesante anche a livello proprio atletico, quindi vedremo.